8 novembre. Egli si voltò e disse loro: leggendo il Vangelo di Gesù Signore ed esaminandolo parola per parola, frase per frase, tutti sono obbligati a rendere a Gesù la stessa testimonianza a lui resa dai soldati mandati dai giudei ad arrestarlo. Mai nessuno ha parlato così. I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui. Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà ai greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato glorificato. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo. E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Giovanni 7, 32, 53. Ogni uomo onesto di mente, amante della verità storica, leggendo tutti i libri religiosi che sono nel mondo, già scritti o anche da scrivere, dovrà confessare che veramente, realmente, mai nessun uomo ha parlato come Cristo Gesù. Tutti in qualche modo promettono vita. Gesù promette morte. Tutti promettono realizzazioni e successi, anche se religiosi, dell'anima. Gesù promette la crocifissione, l'insulto, l'oltraggio, la calunnia, ogni male fisico. Tutti gli altri quasi seducono. Gesù chiede di valutare prima se uno è pronto a morire sulla croce. Solo dopo potrà scegliere di seguirlo. Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo.
Luca 14, 25-33. Mai nessuno ha parlato così. È testimonianza che prima di tutto sono obbligati i suoi discepoli a rendergli. Mai Gesù li ha costretti, obbligati, aggiogati al suo Vangelo. La sua è solo una proposta di vita terrena. Questa stessa testimonianza è obbligato a rendergliela ogni altro uomo se possiede un nanogramma di onestà nel cuore e nella mente. Anche lui dovrà gridare: in verità quest'uomo non parla come tutti gli altri uomini. La sua parola è infinitamente diversa. È una parola che rispetta l'uomo in ogni sua scelta, sia di vita che di morte, sia di salvezza che di perdizione eterna. È così. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci veri testimoni di Gesù. Thank you.